Ciao a tutti gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Siamo tornati ragazzi oggi sulla carriera allenatore su FIFA 16. Ragazzi, siamo già nella partita, vedete, nelle formazioni di Fiorentina-Atalanta, che è la mia prima rivale di questo episodio. La seconda sarà il Napoli. Infatti è proprio per questo motivo che ho rimaneggiato la formazione. Vedete, ho Masina, Roncaglia, Benaluan, Tomovic, beh, Tatarusano in porta, Costa, Conè, Vesino a centrocampo, poi Alonso, Kalinic e Bracikowski. I titolari sono rimasti soltanto Kalinic e Tatarusano. Il resto della squadra, vedete, è cambiato. Così ragazzi avrò la squadra titolare, diciamo, riposata per il big match contro il Napoli nella seconda partita. Ok ragazzi, andiamo subito nella prima partita, quella contro l'Atalanta. Ok ragazzi, eccoci giunti alla partita contro l'Atalanta. Andiamo subito a vedere come andrà. Si parte ragazzi, si parte. Come vedete ho messo anche un'altra modifica che ho fatto. Ho messo i nomi sopra i giocatori, così non mi confondo più nel chiamarli, so sempre chi sono. E sotto la mappa è in 3D. Appunto quella in 2D l'ho messa in 3D, che è più bella. Qua pallone. Schema per Benaluan. Attenzione qua che ci possiamo andare con Bracikowski. Bracikowski che è velocissimo. Bracikowski ancora. Bracikowski recupera la palla. Il tiro di Bracikowski, il gol. Passiamo in vantaggio. Gol meraviglioso ragazzi, Bracikowski. Pensavo non avesse più segnato. Grande gol di Bracikowski. 1-0 per noi. Si garibbia contro Masina. Masina non lo tiene, cross dentro. Qua ancora poi il tiro. La palla che rimane lì. Gomez e Tatarusanu. Ragazzi, l'Atalanta vicinissima al pareggio. Kalinic dentro, ha visto grandissimo scatto di... No, troppo lungo. Ancora l'Atalanta. Attenzione con Gomez che mette dentro il pallone. Per fortuna sbaglia ragazzi, ma l'Atalanta è andata vicinissima al pareggio. Ragazzi, sostituzione forzata. Si è infortunato Conè. Ho messo Fernandez. Ho spostato Vesino più avanti, che ha caratteristiche un po'... cioè ha tutte tecniche un po' più diciamo spiccate rispetto a Fernandez e Tino Costa, che ha visto lo scatto di Kalinic al tiro. Kalinic 2-0. Raddoppiamo. No ragazzi, era fuori gioco. No, rivediamo Vesino in fuori gioco ragazzi. E finisce qui il primo tempo. Ragazzi, un Atalanta che sta dando problemi, molto ostica, come è stato il Bologna, come è stato il Carpi. Anche l'Atalanta mi sta creando parecchi grattacapi. Andiamo a vedere il secondo tempo. Marcos Alonso dentro, cross deviato, Costa, pallone messo in mezzo, non c'era nessuno. Dentro Gapè al tiro, il miracolo di Tatarusanu. Il miracolo ragazzi, ancora una volta ce la siamo vista brutta. Ragazzi qua provo a metterla in mezzo. Cross dentro. Attenzione a Vesino. Attenzione a Vesino, gli hanno lasciato spazio. Vesino il tiro rimballato, poi ancora il miracolo. Sportiello. Doppio miracolo. Allora Tomovic. Cross dentro. Pallone che rimane lì, messo fuori ragazzi. Sportiello, doppio miracolo. Attenzione qua l'Atalanta ancora con Cigarini. Pallone dentro. Tatarusanu, miracolo. Ora l'Atalanta con Giulio Migliaccio. Avanza l'Atalanta ancora. Attenzione all'Atalanta. Benaluan non chiude bene. Ancora il tiro, ancora Tatarusanu. Ragazzi, ma l'Atalanta sta facendo ciò che vuole. E allora finisce il secondo tempo. Ragazzi, ho vinto la partita, ma sinceramente, sicuramente l'avete visto anche dalle azioni, l'Atalanta avrebbe meritato ampiamente il pareggio, se no la vittoria. La mia unica attenuante è di aver giocato con la formazione rimaneggiata. Però ragazzi, non si può giocare in questa maniera. Spero che con Napoli la partita vada in maniera diversa. Che ragazzi, ci vediamo fra poco con le formazioni della seconda partita. Che ragazzi, prima di andare alla seconda partita, ecco qui, brutto colpo. Conè ha subito un infortunio e sarà indisponibile per 4 settimane. Quindi ragazzi, per 4 settimane Conè è fuori. Quello che ha giocato il Babbo Mister è stato un duro colpo, non poteva scendere in campo. Aspetta, sì, ma ci tenevo davvero tanto a giocare. Sì ragazzi, tanto nella prossima partita avevo già deciso di farlo giocare titolare, quindi non è un problema. Ok ragazzi, allora, offerta per allenare il Paraguay. Ragazzi, ripeto, per ora devio questo tipo di offerte perché voglio concentrarmi sulla Fiorentina. Allora ragazzi, eccoci qui con Tomovic, che mi ha scritto: Mister, non le nascondo che temevo stesse pensando di rimpiazzarmi con qualcun altro. Riconosco di essermi lasciato fuorviare dalle notizie apparse sui giornali e la ringrazio per la pazienza e per aver chiarito la faccenda. Quindi ragazzi, Tomovic finalmente si chiude la questione, che magari si diceva che doveva andare via, invece alla fine ha capito che
deve rimanere. Ok ragazzi, eccoci giunti alla seconda partita, il big match contro il Napoli. Ragazzi, come vedete la formazione è tornata a quella titolare e come vedete in avanti c'è Babacar al posto di Kalinic. Quindi ragazzi, andiamo subito nel big match del San Paolo. Un saluto da Pierluigi. Eccoci qui ragazzi, stiamo per andare a giocare questa partita fondamentale contro il Napoli. Vediamo subito come andrà. Sono a Napoli qua. Lorenzo Insigne. Ancora Lorenzo il Magnifico. Attenzione a Lorenzo il Magnifico. Lorenzo il Magnifico al tiro. Fuori di pochissimo ragazzi. Alla mezz'ora il primo vero pericolo portato dal Napoli. Borca Valero. Borca Valero. Può provare il tiro Borca Valero. Reina. Attenzione a Zárate, pallone messo fuori, primo tiro da parte nostra ragazzi. Arrivato al 40esimo. Borca Valero dentro. Un numero provato da Teglio, non riuscito. Cross dentro. Pallone che rimane lì, attenzione, il tiro al gol del Napoli ragazzi. Hamsik. Mare chiaro, Hamsik ha segnato. Vi vediamo ragazzi, giusto così. Però la partita è stata equilibrata. Diciamo, fatto un po' di più il Napoli. Ecco qui, il pallo fortuito, 1-0, dobbiamo recuperare. E finisce il primo tempo ragazzi, sul gol è finito il primo tempo. Nel secondo tempo ragazzi vedo di fare un po' più di pressing e cercare di rimettere i piedi questa partita. Molto molto difficile. Babacar dentro verso Ilicic, che ha visto lo scatto di Borca Valero, che solo il tiro, il pareggio. Arriva il pareggio. E allora facciamolo esultare. Esultanza, dita al cielo. E poi seduto a terra Borca Valero ragazzi. Partita difficilissima. Siamo arrivati al pareggio qui. Posizione regolarissima. E qua grande gol di Borca Valero. Uno pari. Ragazzi, partita che si è forse un pochino aperta. Babacar dentro. Ha visto lo scatto. Ilicic al tiro, Reina. E poi il pallone che non riusciamo a ribattere in rete. Vediamo Ilicic. Il tiro fuori di pochissimo. Buon momento per noi. Ilicic dentro. Il Kuma al tiro. Reina. E poi il pallone che rimane lì ancora. Reina. Miracolo di Reina. Attenzione, bravissimo Teglio. Radovanovic allora. Verso Borca Valero che può ancora tirare. La deviazione. Il palo. E poi ancora il miracolo. Cosa si è divorato Babacar? Attenzione qua ancora il colpo di testa di El Kadouri. Sulle punizioni soffriamo. Verso Ilicic. Si allunga palla Ilicic. Nulla da fare. E allora Reina. Reina, amante del rischio. Mamma mia ragazzi, cosa ha rischiato Reina. Attenzione qua che se ne va Mertens. Velocissimo Mertens. Mamma mia, Versalico che recupero. Allora proviamo. No, non proviamo nulla ragazzi. Ok, si è concluso il secondo tempo. Un secondo tempo dominato. Potevamo vincerla questa partita. Comunque 1-1 col Napoli. Poi soprattutto fuori casa ci sta. Allora ragazzi, vedete Kone è tornato a disposizione. Quindi non so, è già passato un mese probabilmente. Perché comunque potrebbe andare incontro a una ricaduta quando lo impiegasse troppo presto o troppo a lungo. Quindi ragazzi, per ora Kone, per un'altra partita o altre due, lo considero comunque fuori rosa. Allora ragazzi, siamo arrivati al termine di questo episodio. Nel prossimo episodio andremo nuovamente a giocare in Europa League contro il Pacos Ferreira nella terza partita. E poi ragazzi avremo un altro big match, che è quello contro la Roma. Quindi ragazzi, il prossimo episodio sarà molto molto intenso, perché avremo Europa League e campionato, vedete? Quindi ragazzi, vi invito subito a lasciare un like per sostenere la serie, commentate se volete dirmi qualcosa, se avete qualche giocatore giovane, perché ragazzi la mia filosofia è di puntare molto sui giovani, forte, che si sviluppa bene, che potete inserire nel sistema Fiorentina. Se non avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, consigliatelo anche ai vostri amici, condividete questo video. Ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un mi piace anche ai miei social che trovate qui sotto in descrizione, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat e Telegram. Qui da Angelo Nero 83 tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao gamers.